Le origini della filosofia, mito e logos. Dei primi testi di filosofia abbiamo una conoscenza indiretta e frammentaria. Ciò è dovuto all'ampia distanza nel tempo che ci separa da essi, più di 25 secoli, e all'incertezza con cui le prime forme di scrittura si fecero varco in un mondo, come quello greco, dei secoli VI e V, prima di Cristo, ancora dominato da una cultura orale. I testi di quell'epoca sono potuti giungere sino a noi solo grazie all'opera di alcuni pensatori greci che secoli dopo hanno trascritto e interpretato queste prime forme di riflessione sul mondo e sull'uomo. Dei primi testi di filosofia possiamo così leggere solo frammenti, qualche volta ampi, ma comunque incompleti, o più spesso semplici citazioni, quasi mai disgiunti dall'intervento interpretativo dell'autore che li ha tramandati. Tali testi rivelano molteplici analogie con i poemi mitici della tradizione arcaica greca. Sia l'atteggiamento di superiorità che i primi filosofi sembrano assumere nei confronti degli uomini comuni, sia la forma poetica e oracolare che essi scelgono per esporre il loro pensiero, paiono segnalare una certa continuità con la tradizione mitica e aristocratica. La lettura e l'interpretazione di tali testi deve pertanto tenere in opportuna considerazione i complessi legami tra sapere mitico e sapere filosofico, tra forme della narrazione poetica, come quella di Omero ed Esiodo, e forme della razionalità filosofica, come quella di Parmenide ed Eraclito. Solo una lettura attenta a questi aspetti consentirà di mettere in luce nel poema di Parmenide, nelle sentenze di Eraclito, nei frammenti di Democrito, gli elementi originali della prima riflessione filosofica. Lo sforzo per superare il semplice livello di conoscenza sensibile, l'impegno per indicare risposte convincenti sul piano razionale, la ricerca di un principio, di una legge che spieghi ogni realtà.